Amici di Onda Libera, siamo a Fossombrone per il convegno sulle REMS, siamo con Paolo Pedrolli, primario di psichiatria della zona 4 dell'ASUR, ma che per l'ASUR regionale ha seguito un po' tutta la vicenda, l'evoluzione del, appunto, che ha portato in qualche modo all'individuazione della REMS a Fossombrone. Come è nato questo percorso e perché si è arrivati a questa scelta? Ma perché per le normative nazionali bisognava comunque individuare una struttura residenziale psichiatrica che sostituisse l'ospedale psichiatrico giudiziario. Quindi tutti quei pazienti che fino ad oggi, ancora per qualche mese, stazionano l'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia dovranno tornare nelle rispettive regioni. Per le Marche è stata individuata, per delle questioni di opportunità anche economica, è stata individuata la zona di Fossombrone, dove appunto sarà realizzata a breve, perché le norme prevedono tempi abbastanza rapidi, una struttura residenziale psichiatrica dove fondamentalmente si farà assistenza, si faranno programmi riabilitativi per i pazienti che prima erano inviati in OPG. L'OPG non è stato abolito, è stato sostituito con una struttura più dichiaratamente sanitaria, ma il principio è sempre lo stesso, cioè il paziente con patologia psichiatrica che abbia commesso un reato, che sia prosciolto perché infermo di mente, se ritenuto pericoloso socialmente non viene più inviato all'ospedale psichiatrico giudiziario ma a una struttura sanitaria, perché si è verificato finora forse una prevalenza dell'aspetto custodialistico su quello sanitario. E per quello che riguarda Fossombrone, diciamo, è già stata individuata la zona, realizzati i progetti, e quindi da questo punto di vista la Regione Marche in realtà è totalmente adempiente alla normativa. Si può dire in qualche modo che questo passaggio è un po', diciamo, sul terreno della, diciamo, di chi ha subito procedimenti penali, quello che è successo negli anni 70 con i manicomi, quindi la chiusura dei manicomi e l'affidamento invece al territorio, strutture più di tipo sanitario e sociale. Sì, E questo lascerebbe in qualche modo pensare anche un maggiore dialogo rispetto a una struttura appunto puramente giudiziaria tra la struttura e il territorio. Come avviene, come è stata immaginata questo rapporto, questo dialogo? Sì, in realtà è proprio così, nel senso che si è considerato di dover dare una risposta, diciamo, alla 180 che era arrivata finora un po' dappertutto, ma non nell'istituto penitenziario, no? Ecco. Chiaramente il procedimento non prevede semplicisticamente la realizzazione dell'ospedale psichiatrico giudiziario, perché in realtà nel territorio è prevista un'articolazione che consiste anche in un potenziamento dei dipartimenti di salute mentale, perché poi questi pazienti vanno verificati se in una condizione di pericolosità tale, no, da essere collocati nelle cosiddette REMS, e all'interno delle REMS, perché c'è anche questa variazione normativa, la legge vuole che la pericolosità sociale, se presente, venga considerata, ma qualora cessi preveda che il paziente torni al territorio oppure vada in strutture a un differente livello di sicurezza. Quello che è accaduto dal punto di vista normativo è che riguardo la pericolosità sociale non c'è più l'automatismo di una volta, cioè va verificata di volta in volta e va verificata nel tempo. Una volta, e questo è senz'altro è stato un problema, tanto che la Cassazione, la Corte Costituzionale si sono pronunciati a riguardo, diciamo la pericolosità sociale era quasi un sinonimo della patologia psichiatrica, seguiva automaticamente e non veniva più revisionata. L'ultima normativa, quella legata poi praticamente alla legge firmata dal Presidente della Repubblica, specifica proprio questo punto dicendo che la magistratura ordinaria e la magistratura di sorveglianza dovranno pregiudizialmente orientarsi su misure di sicurezza non detentive, se possibile chiaramente, se non possibile invece chiaramente sarà opportuno andare con le detentive. E questo serve per ridurre il numero di pazienti che magari una volta potevano quasi finire dimenticati nella misura di sicurezza. Chiaramente il DSM, il territorio, verificherà queste necessità di volta in volta, quindi se per esempio un paziente con patologia psichiatrica dovesse tornare pericoloso socialmente, tornerebbe nella struttura con elevati livelli di sicurezza. Ci diceva la regione adempiente, ha individuato l'area, sì. Sono pronti i progetti, quali pensate possano essere i tempi per l'apertura, l'inaugurazione, diciamo, della struttura? Qui ci sono dei tempi normativi che in realtà riguardano l'aprile del 2015, quindi in realtà se andiamo a norma di legge abbiamo giusto un anno. C'è da dire che la legge specifica anche una temporalità particolare, nel senso che entro l'autunno di quest'anno
le ASL e le regioni dovranno riferire al Ministero della Salute, al Ministero di Giustizia e al Comitato Paritetico Interistituzionale, che è un altro organo importante, sull'avanzamento del progetto. Perché se allora, nell'autunno inoltrato di quest'anno, si dovesse verificare che nei prossimi sei mesi, nei successivi sei mesi, non sarà possibile comunque realizzare la struttura, scatterà un commissariamento da parte dello Stato. Siccome i fondi sono già stati erogati, la Regione Marche non ha per ora problemi a riguardo, possiamo immaginare che i tempi siano solo tecnici ed è a questo punto interesse di tutti che siano veramente brevi. Chiaramente non tanto brevi da non realizzare la struttura in tutta la sua completezza, insomma. Va bene, la ringraziamo. Grazie a voi.